قصة ذكرها الإمام ابن الجوزي عن بعض المصادر اللي قرأتها ابن الجوزي كما سمعت عارف من المهم. قال جاء الحلم إلى الأسد فرقوا. Dice e giunto il cane dal leone. Papà gli ha detto e gli ha detto tu chi sei il capo della tua e dice questo mio nome è un brutto nome, voglio che tu mi cambi il nome. Hai rifiutato il leone dicendo il tuo nome si addice a quello che tu sei. Cambia un campo, cambia un campo. Disse il leone. Ti metto in prova. Se passi la messa in prova, ti cambio il nome. Altrimenti sei un bravo. Va bene, non è لك. Prendi questo pezzo di carne e mantieni la riserva fino al giorno dopo. Fa solo questo, va bene. Così prese il pezzo di carne e lo mise aspettando che giunga il mattino. E tutta la notte si mise a pensare. La fame si faceva sentire. Il fatto si stava avvicinando. Si mise a pensare, mangio o non mangio. Finché è giunto in vicinanza il mattino. E la fame si faceva sempre più sentire. Così disse il cane. Wallahi come cane è un bel lungo. Così preso il giunto e si mangia la carne. Chi per questo chi si compiace del peccato non gli si addice se non i nomi più bassi e essere come questo caso. Invece colui che pazienta dinanzi ai peccati non gli si addice se non il nome migliore o il nome del leone. E tu adesso mettete la prova quando esce dalla moschea e si passa la mano. Sei un cane o sei un leone? Allora.